Signore e signori, buonasera e benvenuti a tutti a casa. Stasera abbiamo il piacere di presentare insieme all'autrice il libro La Marchesa Colombi di Maria Teresa Cometto. E con noi per parlare di questo libro e di questo personaggio straordinario abbiamo l'esperta per eccellenza. E abbiamo, per me è una grande gioia personale, oltre che un grande onore per tutti noi, avere a parlare insieme a Maria Teresa Cometto Antonia Arslan stasera. Vi dico due cose per introdurre le nostre fantastiche ospiti. Come sapete, nella tradizione di tutti a casa non facciamo le presentazioni accademiche dove diciamo tutte le pubblicazioni, però due cose devo dirle. Allora, prima di tutto cominciamo con la nostra autrice. Maria Teresa Cometto è una giornalista, scrive soprattutto di tematiche legate alla scienza, alla tecnologia, alla ricerca per il Corriere della Sera. È originaria di Novara, questa informazione ha una rilevanza rispetto all'argomento di cui parliamo stasera. Abita a New York da anni, io devo dire dal mio punto di vista personale di direttore della casa, ma anche di tanti altri colleghi che fanno un lavoro simile al mio, è un grandissimo piacere poter contare su Maria Teresa nella nostra comunità. La sua disponibilità e la sua generosità nel promuovere insieme a tutti gli altri la cultura italiana a New York è veramente esemplare, e di questo voglio renderle grazie, renderle merito anche in questa occasione. Oltre appunto alla sua attività giornalistica, Maria Teresa è anche autrice di libri, fra gli altri ha scritto insieme ad Alessandro Piol Tech and the City, che abbiamo presentato anche alla Casa Italiana, dove si parla di startup, nuove forme di imprenditorialità, soprattutto a New York, ma anche nel resto degli Stati Uniti. Aveva già scritto un libro sulla Marchesa Colombi nel 94 e questo è appunto appena uscito in Italia ed è una biografia scritta molto molto bene, che si legge con grande piacere, perché intanto che si legge si apprende la storia di questa donna che marchesa non era, ma che si è fatta marchesa lei per poter parlare, per poter trovare una sua voce, si imparano un sacco di cose sulla storia dell'Italia, sulla storia del giornalismo e su tante altre cose. E vi dicevo che abbiamo con noi appunto Antonia Arslan, che parlerà insieme a Maria Teresa del suo libro e che non potremmo avere un ospite migliore. Antonia Arslan è stata per molti anni ordinario di letteratura italiana all'Università di Padova e la sua specialità è esattamente il romanzo, la scrittura al femminile fra 8 e 900. E poi vi devo dire anche un'altra parte molto importante dell'attività professionale di Antonia Arslan, oltre a quella di saggista, critica letteraria, storica della letteratura, anche di romanziera. Il suo primo romanzo, La masseria delle allodole, pubblicato nel 2004, è stato un successo enorme ed è stato trasformato in film dai fratelli Taviani soltanto 3 anni dopo. Dopo quello ne sono seguiti molti altri di romanzi e la cosa per cui voglio rendere merito in questa occasione ad Antonia Arslan è che oltre alla sua attività accademica, alla sua attività di scrittrice, c'è sempre stato un filo conduttore che è stato quello di farsi voce del genocidio armeno in Italia. È stato grazie a lei in gran parte che l'Italia e gli italiani, e non solo perché i libri di Antonia sono stati pubblicati anche in molte altre lingue, hanno preso coscienza del genocidio degli armeni. Sentite già dal cognome, anche se è stato un cognome leggermente italianizzato, che la famiglia paterna di Antonia era appunto di origine armena. E la masseria delle allodole parla di quello, altri suoi libri. C'è questo filo conduttore del suo essere profondamente italiana e profondamente armena e di aver fatto in modo che l'Italia non fosse un Pilato di fronte al genocidio degli armeni, ma di aver fatto diventare centrale questo dramma storico, inenarrabile della storia recente, e di averlo fatto centrale nel dibattito culturale e politico in Italia. E credo che anche per quello dobbiamo essere tutti molto grati ad Antonia Arslan. Stasera ci parleranno della Marchesa Colombi, io non vi dico nulla, anche se ormai dopo aver letto il libro di Maria Teresa so tutto, perché sono anch'io molto molto curioso e felice di sentire questa conversazione. E la parola va alla professoressa Antonia Arslan. Grazie.
Grazie, grazie a te Stefano. È bellissimo ritrovarsi, almeno così. E è anche un grande merito questa comunicazione a distanza, che in fondo ci permette proprio di ricontattarci, di scambiare opinioni, di vedersi come amici, quali siamo da tanti anni. Io credo che il libro di Maria Teresa Cometto sia un libro importante, perché tu citavi il fatto che mi sono occupata da tanti anni della scrittura femminile italiana fra 800 e 900. E in questo ambito bisogna ricordare che c'è una cosa importante e che purtroppo ancora non è esplosa, venuta fuori del tutto, e cioè queste scrittrici ormai la critica e l'accademia conosce i nomi, libri sono usciti su di loro, anche di scrittrici di secoli precedenti, soprattutto venete, si sono studiati i personaggi, le caratteristiche, le loro vite, i loro contatti, ma purtroppo ancora non sono diventate conoscenza comune. Mi spiego. Ci sono questi nomi che circolano, però gli studenti, i ragazzi che leggono, a cui vengono proposti dei libri da leggere durante gli anni di scuola, e il lettore comune, naturalmente il lettore di una certa sostanza, il lettore forte si usa dire, ma non le conoscono. Non le conoscono perché non sono ristampate, come io dico da tanti anni, nel modo giusto, e cioè prendendo la loro ampia produzione, perché quando le definii la galassia sommersa, volevo dire proprio questo, sono tante nell'Ottocento, con l'esplosione della stampa dopo l'Unità d'Italia, c'era bisogno di penne, di gente che scrivesse, di gente che si occupasse di riempire le pagine dei giornali, e ci sono tante donne che scrivono, e sono coraggiose, e sono, non guardano in faccia a nessuno, si esprimono, si fanno sentire, sono conosciute dai loro colleghi uomini. Tuttavia, oggi oggi andrebbero riportate alla luce attraverso le cose migliori che hanno scritto. Per esempio, appunto, Matrimonio in provincia di Marchesa Colombi, di cui torniamo fra un momento, ma Teresa di Nera e alcuni altri libri dovrebbero essere stampati da grandi case editrici e proposti con una presenza costante. Ecco. Ora, Maria Teresa Cometto, con un lavoro che ormai io non sapevo che tu fossi a Novara, mi si collega bene anche questo, è vero, perché è la città della nostra Marchesa, con un lavoro che ormai evidentemente l'ha accompagnata per tutti questi anni, ha portato la Colombi ad essere la protagonista di un libro pieno di cose, di informazioni, di divertenti episodi, di aneddoti, tirando fuori non solo così bisogna studiare la Colombi e poi metterla in un articolo, in un articolo che circola fra 20 persone, ma come un personaggio forte, importante, della Milano degli anni 70-80 dell'Ottocento. Ecco, secondo me il grande merito del tuo libro, Maria Teresa, è proprio quello che la lettura scorre da veloce, ma non veloce nel senso di superficiale, ma veloce nel senso di scritto bene, piacevole, e che presentando tanti personaggi, non solo lei, perché questo è l'errore di certe persone, certe che scrivono, solo la persona, no, lei nel suo ambiente, lei con il suo marito, il rapporto con questo
con questo fondatore del Corriere della Sera, che era Eugenio Torelli Violier e che era suo marito. Come è andato il loro matrimonio, per esempio? Di solito si sa poco di questo. E sei andata a scavare fuori tante di quelle cose? Ecco, io ti vorrei fare una prima domanda, Maria Teresa. A parte, questo non è un complimento, è proprio una, diciamo, un commento, un primo commento al tuo libro. Come sei riuscita a veramente trovar fuori tutte queste ulteriori informazioni? Perché la Colombi, che appunto non era marchesa, si è messa a nome Marchesa Colombi, come la sua anche amica in un certo senso, Contessa Lara, non era affatto contessa, vero? Ma dopo gli eventi tumultuosi della fine del suo matrimonio, aveva deciso di prendere questo pseudonimo. Tanto fortunato quello di Contessa Lara, che ci fu anche un imitatore uomo che scrisse delle poesie come firmandole Conte di Lara, quindi e che suscitò la terribile gelosia di Carducci, perché per il successo che ebbe. Per esempio, Contessa Lara ha scritto dei romanzi per ragazzi, come Il romanzo di una bambola, che è un libro straordinariamente interessante, ma che nessuno legge, nessuno ha letto, nessuno si occupa di riprendere. Fra l'altro, vabbè, questo potrebbe essere un altro argomento. Dammi risposta, se no io vado avanti a chiacchierare. Senti, Antonia, grazie mille, grazie per la tua disponibilità a fare questa conversazione con me, grazie a Stefano, sono felicissima di collaborare con la Casa Zirelli Marimò e in generale alla diffusione della cultura italiana qua a New York e in America, e spero di continuare in questo. Antonia, le tue parole mi hanno commosso, il tuo commento al mio libro, e certo, come sia Stefano sia tu avete ricordato, io sono nata a Novara e questo è uno dei motivi per cui inizialmente mi ha incuriosito la storia della Marchesa Colombi. Quando avevo letto parecchi anni fa questo libro, Un matrimonio in provincia, che è ambientato a Novara, mi aveva colpito il fatto che ci fossero solo 3-4 righe di biografia della Marchesa Colombi, oltretutto erano anche sbagliate, si diceva che era nata, mi sembra, a Milano, morta chissà dove, si sapeva pochissimo di lei. E da allora ho cominciato questo lavoro di scavo, di investigazione giornalistica, sia nelle opere e poi nella vita. Sono stata fortunata a riuscire a parlare a un suo pronipote d'affetto a Torino, che era ancora vivo, e mi fece vedere manoscritti, diari, parecchio materiale inedito, e poi ho continuato a cercare tracce di lei che ho trovato in varie biblioteche, una volta anche a Padova, quando sono venuta a guardare le annate del periodico La Donna, che fu fondato dalla Beccare, se non mi ricordo male. Gualberta Alaide Beccari, questo nome orripilante, ma era proprio di Padova. Sì. Ecco, pensate, immaginate nella seconda metà dell'Ottocento un giornale femminista di fatto, nato a Padova, dove collaboravano donne, era scritto per donne, e dove per esempio c'è tutta il resoconto di questo giro di conferenze che Maria Antonietta Toriani, questo è il suo vero nome, fece con Anna Maria Mozzoni attorno al 1870, da Milano a Genova, Firenze, Bologna, dove parlavano dei diritto della donna a studiare e a emanciparsi, ad avere gli stessi diritti legali degli uomini che gli erano negati all'epoca, e a lavorare. Questi erano i loro temi rivoluzionari, in un periodo in cui anche solo parlare in pubblico era considerato scandaloso per una donna. Ecco, più scavavo, più mi affascinava questo personaggio che si è autonominata marchesa, l'ha scritto esplicitamente su un altro giornale, il Giornale delle Donne, per poter essere di parere contrario, che mi sembra un bellissimo slogan, una bellissima presentazione, e che oltretutto ha questo stile assolutamente moderno. Se voi leggete Un matrimonio in provincia, e ve lo raccomando, e fra l'altro c'è anche una buona traduzione in inglese pubblicata qualche anno fa, A Small Town Marriage è il titolo,
Dicevo, se lo leggete oggi non vi accorgete che è stato scritto più di 100 anni fa, perché ha uno stile così molto fresco, molto ironico, assolutamente così non mieloso o lacrimoso, come potrebbe essere la storia di questa povera ragazza che insegue un amore impossibile e che alla fine sarà obbligata a sposarsi con un brutto vedovo molto più vecchio di lei e che la porterà a vivere in mezzo alle risaie, cosa che lei vede con terrore, giustamente, all'epoca soprattutto, quando le risaie erano fonte di malattie orribili, ed è il tema di un altro suo bellissimo romanzo, In risaia, ambientato appunto nelle risaie attorno a Novara e a Vercelli. Ecco, questo personaggio mi ha veramente affascinato e ho pensato, come dice Antonia, che fosse assolutamente ingiusto che essere stata dimenticata, e in particolare mi ha fatto anche un po' arrabbiare il fatto che la stessa storia del Corriere della Sera ha dimenticato il suo importantissimo contributo alla nascita del Corriere. Nella storia ufficiale del Corriere della Sera è citata brevissimamente, e si dice, fra l'altro sbagliando, che fu la moglie del fondatore del Corriere, Eugenio Torelli Violier, per pochissimo tempo. Non è vero, il loro rapporto è andato avanti per 20 anni e oltre, certo fra alti e bassi, e fra l'altro un bellissimo rapporto così di fra colleghi, anche fra colleghi, fra mentore e la giovane che cercava di farsi strada come una freelance oggi nel mondo non facile dei media. E quindi un rapporto fatto di stima reciproca, oltre che di affetto e di amore, anche di passione, e purtroppo poi finito tragicamente. Quindi, insomma, il mio ha voluto essere un tributo, e questa nuova biografia, che è una biografia completamente basata sui fatti e su nuove anche cose che ho trovato, così voleva essere un omaggio anche nel centenario della morte che è stato l'anno scorso. Fra l'altro, nelle mie ultime ricerche ho trovato delle belle sorprese sui giornali americani. La Marchesa Colombi era uno degli autori italiani di quell'epoca che era conosciuto e apprezzato all'estero, in Germania, in Francia, in Inghilterra e anche in America. Ho trovato recensioni sul New York Times e su una rivista di letteratura di Filadelfia che ne parlano benissimo, giustamente. Ma perché anche questo è dimenticato, quanto queste scrittrici avevano poi una ottima risonanza all'estero, senza parlare della fortuna in Francia di Mathilde Serao, che fu eccezionale. In Germania venivano spesso tradotte, e questo è ancora tutto da esplorare, perché, come sappiamo, il mondo dei giornali tedeschi non è che viene molto esplorato. Ma per esempio sia sulla Colombi, che mi ricordo di averlo visto, che su Nera, nell'archivio di Nera, trovai delle recensioni addirittura pubblicate in California. E questo, vedi, secondo me è importante, perché nel libro di cui stiamo parlando, di Maria Teresa Cometto, che non a caso ha il sottotitolo Vita, romanzi e passioni della prima giornalista del Corriere della Sera, lì tu hai voluto mettere in evidenza questa dimenticanza che avevo notato anch'io a suo tempo. Me ne ero accorta, perché insomma era evidente. Il libro sul Corriere della Sera del centenario, mi ricordo, dove in pratica non era citata. Ma vorrei dirti anche che ho apprezzato che tu hai fatto capire come appunto lei voleva farsi strada, aveva una volontà di ferro. E quando, a parte le piccole menzogne sulle date di nascita che tutte quante fanno, vero? Questa è una caratteristica che le accomuna tutte, bisogna controllarla la data di nascita. E lei, in fondo, è stata anche parecchio spregiudicata nel suo modo di comportarsi, per esempio con Carducci, no? Probabilmente all'inizio anche con Torelli Violier, cioè come una persona che vuole farsi strada. E questo non è detto in senso scandalistico o per limitare, ma è detto per, cioè è fatto capire da te per completare
l'immagine, perché non vogliamo fare dei santini edulcorati, non vogliamo fare dei ritratti di signora, tra virgolette, dove si capisce che in qualche modo tu sai altre cose che non dici. No, e così sono, così erano, cioè erano donne coraggiose che facevano di tutto. Nella polemica, per esempio, fra Maria Maiocchi Plattis e l'amico di Nera, che va per i giornali, si trascina, eccetera, alla fine vince lei, perché spregiudicatamente gliele canta molto chiara. E questo mi piace, perché se c'è qualcosa che trovo sbagliato è proprio l'idea del santino agiografico. È sbagliata, è vero, saranno state, e del vittimismo. Non sono vittime, non dobbiamo farne delle vittime a priori. Hanno affrontato grosse difficoltà, ma anche uno scrittore, anche una persona che ha un qualsiasi handicap affronta delle difficoltà. Bisogna in qualche modo rispettarle da questo lato. Certo, la Marchesa Colombi, Maria Antonietta Toriani, è sicuramente una tosta, una che dal niente, perché lei era orfana prima di padre, subito quando aveva 2 anni, e poi anche di madre, è cresciuta con un patrigno molto tirchio che non le ha lasciato niente, perché ha lasciato tutta l'eredità invece all'unico figlio maschio. Quando per esempio comincia a collaborare alla rivista Il Passatempo di Torino, si fa pubblicare una lettera dove dice: attenzione, non aspettarti, direttore, che io scriva per niente, perché io scrivo per lavoro e voglio essere pagata. Cosa che molti freelance oggi dovrebbero applicare, sia ragazze che ragazzi anche alla prima. Esatto, perché lei lo dice chiaramente. D'altra parte, fra loro si aiutavano anche in questo, no? si sostenevano, perché insomma si trattava proprio di mettere insieme desinare con la cena, come dice il vecchio proverbio veneziano, no? Perché non mica avevano tanti aiuti dietro le spalle. E se tu pensi a quello che è stata, adesso tu accennavi a questo, a quello che è stata la sua infanzia, la sua adolescenza, questa avrebbe stroncato chiunque. Certo. Ma non lei, è stata bravissima a partire da queste lettere che mandava, una delle cose che ho ricostruito nella biografia, lettere che mandava al direttore di una rivista che lei si era ritrovata fra le mani, che è Eugenio Torelli Violier, e in questo modo è riuscita a sviluppare questo rapporto e a farsi chiamare a Milano, a farsi aiutare a muovere i primi passi. Con l'idea chiara di diventare indipendente finanziariamente, economicamente, con il suo lavoro di giornalista, raggiungendo benissimo l'obiettivo, perché una delle cose che ho trovato e che riporto nel libro, che mi è molto piaciuto, è il fatto che solo lei, solo la Marchesa Colombi e Nera, la tua Nera, figurano nell'elenco degli artisti più pagati a Milano secondo l'elenco dei contribuenti. Quindi le tasse che pagavano la Marchesa Colombi e Nera erano proprio da professioniste affermate e guadagnavano anche più di altri colleghi maschi pur importanti all'epoca. Sì, e se tu guardi i loro, quando ritrovi le loro lettere, appunto, sono come un tessuto una specie di tessuto di base, un intreccio di base, ecco, che ci fa capire molto di quello che stava dietro, di quello che originava, e anche dei rapporti tra tutti questi scrittori. Questa grande comunità di scrittori e scrittrici in fondo si rispettavano molto, perché si scambiavano lettere, si scambiavano ipotesi, proposte di lavoro, sempre via lettera, ma le lettere all'epoca arrivavano in un giorno tranquillamente, non avevano nessuna in una settimana tu potevi chiedere un articolo a Catania, riceverlo, stamparlo e andare col tuo giornale. E un'altra cosa che volevo chiederti di approfondire un momento è la questione dei salotti. I salotti femminili, da quello della principessa di Belgioioso
poi a quello della Conza San Matteo, poi ai vari salotti del tardo Ottocento, sono salotti, sono centri culturali in cui si tessono anche carriere, si tessono relazioni, si portano avanti dei libri. Per esempio, tutti i libri in francesi vengono letti in francese e poi si pensa a farne traduzioni, ma i vari Zola, i vari Goncourt e così vengono letti in francese perché lo sanno tutti il francese. Poi per la gente comune si fa anche la traduzione, ed ecco anche perché le prime traduzioni sono così alla buona, fatte alla buona. Ma fino a quando rimane a Milano, la Marchesa Colombi non ha un suo salotto. Lei va nei salotti. Va nei salotti, senz'altro sì, e frequenta soprattutto quelli dell'ambiente artistico legato all'opera, al teatro. Lei è una grande appassionata di teatro e quando è sposata con Eugenio Torelli Violieva quasi tutte le sere addirittura a teatro, e le piace molto questa vita sociale. Avrà invece un suo salotto quando si trasferisce a Torino nel 1900, e lì il suo salotto è soprattutto frequentato da pittori. Lei aveva infatti un nipote acquisito che era un pittore piuttosto celebre dell'Art Nouveau, e quindi appunto diversi pittori, fra cui Leonardo Bazzaro, che è poi quello che le fa due bei ritratti che sono adesso al Museo di Arte Moderna a Torino. Certo, come dici tu, il networking dell'epoca è molto importante per tutti questi artisti e in particolare per le donne. Infatti la Marchesa Colombi, ho letto diverse lettere che scambiava con altre scrittrici più giovani, meno affermate di lei, e che promuoveva, incoraggiava a modo suo, ma non in modo diciamo senza distinguere le brave e le meno dotate. Infatti ce ne sono alcune verso alcune ragazze che chiedono consiglio, le chiedono di fare recensione delle loro opere, dove lei chiaramente gli dice che non valgono e così le consiglia di cambiare mestiere. Anche in questo la Marchesa Colombi è una senza peli sulla lingua, è molto, molto schietta e molto franca nel suo scrivere, nel suo parlare. Uno degli articoli che mi aveva incuriosito, che uscirono sul Corriere della Sera, quando finalmente poté usare la sua firma, perché all'inizio invece doveva usare uno pseudonimo, forse per non mettere in imbarazzo il marito fondatore, è questa recensione di un libro su Caterina Percoto, che è un'altra autrice veneta. Il Veneto, la tua regione, Antonia, era ricca di scrittrici donne, dove prende in giro il biografo, perché il biografo è stupito che Caterina Percoto sia una brava poetessa, ma è anche una brava massaia, sa fare le marmellate e curare l'orto e il giardino. Lei dice: ma perché dovrebbe stupirti questo solo perché è una donna? Allora cosa vuol dire? Quindi lo prende in giro in modo molto caustico. Eh sì, perché la Percoto, che è friulana in realtà, quindi saremmo ancora più a est, è l'autrice di racconti di una forza che non hanno niente di meno di Orverga, solo che anche lì non sono ristampati come dovrebbero. Non tutto, perché questo è l'errore di pensare, no, bisogna cercare le cose migliori. Tu citavi Matrimonio in provincia. Matrimonio in provincia è un libro di una modernità impressionante, l'hai detto giustamente. Io quante volte ho citato, a parte un libretto che ho fatto una volta proprio leggendo il Matrimonio in provincia, intitolato Utilità delle zie, ovvero del piacere di leggere, risultati di indagine fatta da 5 o 6 professori di scuola media, di scuola media superiore, che avevano letto il Matrimonio in provincia con i loro studenti. È stato divertente perché questi gruppi di studenti si sono poi in qualche modo confrontati e a tutti piacque, perché la conclusione del Matrimonio in provincia, con la protagonista che dice:
che è ancora sposata con l'uomo della verruca, cui non ha potuto farla togliere perché hanno detto grazie a Dio che comunque ti sposi. E finisce così, sono ancora sposata con lui, eccetera, eccetera, punto, il fatto è che ingrasso, punto. Una frase così che chiude un libro, dove la trovate? Non lo trovate in nessun libro, nessun testo del secondo Ottocento italiano, certamente, ma diciamo che tutto il libro, che è un libro straordinariamente anche originale e un po' folle, perché certamente è folle l'idea del padre che va in giro, che impartisce alle due figlie l'educazione recitandogli i poemi eroici e basta, no? E camminando per le risaie. Quindi insomma è chiaro, c'è tutto, o dell'innamorato che le manda il è surreale, ecco, è surreale. Le manda i biglietti d'amore sulla carta da macellaio. Che si incollano all'arrosto. Dai ragazzi, è un libro che sembra del migliore humor nero inglese, ecco, se vogliamo. Mm-hmm, certo. Ed è unico in Italia. Quindi, poi lei scrive tante altre cose, però molto interessanti. E quindi io ti chiedevo dei salotti, perché effettivamente tu hai due pagine, non c'è tempo adesso di leggerle, ma invito i lettori a leggerle, che proprio illustrano questo personaggio, come è nella Milano, fervida di intelligenze. Degli Scapigliati, Salvatore Farina e tutti gli altri che sono intanto tutti un po' squattrinati, quindi che cercano di guadagnare qualcosa, che poi si incontrano, che vanno a teatro, che a volte fanno delle serate semplicemente in cui giocano, giocano a carte, a volte, ma che sono c'hanno una bella compagnia di gente. Ed è ci fa vedere anche il senso di questa città italiana, che è così, che non è nata adesso anche la virtù di Milano, la capacità di essere tante volte un passo più avanti del resto della nazione. Sì, scrivo e sottolineo nel libro che dovendo guadagnarsi da vivere con articoli e libri, la Marcella Colombri ne ha scritti tantissimi che non vale la pena di ricordare. Mi sembra che di soli libri e romanzi ne ha scritti 45, e poi innumerevoli articoli su riviste di tutti i tipi, proprio perché era il suo lavoro. Però appunto alcuni sono veramente notevoli, oltre a Un matrimonio in provincia e a In risaia, che abbiamo già citato. Per esempio, è straordinario secondo me anche il Galateo. È un Galateo assolutamente anticonvenzionale. Già il titolo è La gente per bene, che è un titolo già abbastanza ironico, direi. E poi dentro i consigli che dà alle varie categorie di persone a cui si rivolge, dai bambini fino alle zitelle, fino agli uomini, è esilarante, perché appunto quando dice alle signorine attenzione, non mettetevi in testa innanzitutto che il matrimonio è l'unico obiettivo della vostra vita, e poi comportatevi normali quando così siete a caccia di un marito. Per esempio, quando andate a cena nella famiglia del candidato sposo, non state a far finta di non avere appetito, magari per suggerire che costerete poco al futuro marito. Lei fra l'altro era una bon vivant, le piaceva mangiare, bere, fumava il sigaro. Era insomma una donna che amava vivere, e in questo Galateo butta giù un sacco di luoghi comuni, stereotipi e raccomandazioni assolutamente così, assurde dell'epoca. Sei d'accordo? Senz'altro, come a mettere in ridicolo il sentimentalismo ottuso, no? Che impartono queste povere fanciulle. E d'altra parte, alla fine in qualche modo si ribellavano, in qualche modo facevano come se non, e tuttavia. Questo era ciò che gli veniva impartito, pochissima conoscenza dei fatti reali della vita e moltissima apparenza sui comportamenti spesso ridicoli, la verità, la ragazza. E lei stigmatizza con una puntualità
e una precisione che mi fa, che è stata ripresa solo nel secondo dopoguerra da un paio di scrittrici che sono riuscite a fare altri galatei molto ironici. Ma anche questo dimostra come lei era in anticipo sui tempi, che è una delle cose forse che la rende, che la diversifica anche nel, diciamo, in confronto alle altre scrittrici. Sì. Anche citavamo la mia Nera, perché appunto di lei avevo ancora, che ormai in mano l'archivio, no? E nell'archivio c'erano tante lettere, queste lettere davano anche quelle molto, anche quelle pubblicate, anche quelle non pubblicate finora, un'impressione del periodo. Tuttavia, con un quid di inchinarsi alla consuetudine maggiore, senz'altro. Lei, la Nera, è stata autrice invece di quell'altro galateo con Mantegazza, che io cito nel libro, dove invece si raccomanda alle ragazze di essere obbedienti, di pensare solo alla famiglia, di non farsi venire grilli nella testa. Certo, e quello è un libro che, per esempio, non so perché, Maria Corti, la famosa Maria Corti, ha ristampato personalmente in una ventina d'anni fa, proprio Nera e Mantegazza. Forse pensava al personaggio Mantegazza, che è anche, a parte il suo ruolo così di medico, anche di medico darwinista e così via, aveva scritto il famoso libretto che circolava moltissimo all'epoca, cos'erano, 2 giorni a Madera, insomma, una morte a Madera molto 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 romantica. Però ecco, se invece prendi il suo libro, il suo romanzo Teresa, e lì hai un altro capolavoro dell'epoca, perché Teresa è più è sottile in altro modo, ma è, come è stato detto proprio dalle grandi femministe milanesi della fine dell'Ottocento, in alcune lettere che ho pubblicato, è il più grande manifesto dello spirito femminista dell'epoca. Anticipa Freud addirittura in alcuni capitoli i turbamenti di questa giovane donna che non ha potuto, è stata bloccata da un padre più che severo, ottuso, e che non è riuscita a coronare il suo sogno d'amore con questo ragazzo che aveva, questo moroso che aveva. E si ammala, e il giovane medico che va a visitarla le causa dei turbamenti, che sono descritti con una eleganza e un'abilità straordinarie. Tant'è vero che appunto queste dell'autrice di questa lettera, che rivolta da questa grande femminista dell'ultimo 800 milanese a Nera, in cui dice che lei che non condivide le nostre idee, ma che ha scritto quel manifesto dello spirito femminista che è il romanzo Teresa, che è del 1886. Anche quello andrebbe pubblicato più spesso e fatto conoscere meglio. Ma ecco, sostanzialmente, quindi io vorrei chiederti ancora un'ultima cosa, insomma, perché sennò su questo andremo avanti a chiacchierare anche per 3 ore, perché siamo appassionate di questo. Ecco, trovo che hai trovato anche finalmente una diciamo chiarificazione, possiamo dire, sulla famosa tragedia della nipote. E non è che è la nipote di lei che viveva con Torelli Violier e con lei, e che a un certo punto si trova ad affrontare una tragica morte. E perché ricordiamo sempre che i libri, quando sono autentici, come su Contessa Lara, che venne uccisa dal suo ultimo amante, e per cui tutta l'Italia, tutti i giornali d'Italia ne parlarono per giorni e giorni e giorni, finché ci fu anche il processo del famoso Pierantoni. Queste non avevano affatto delle vite tranquille, avevano delle vite molto, molto drammatiche spesso.
Ecco, e Marchesa Colombi ebbe anche lei, Maria, questo dramma familiare. Come sei arrivata anche a chiarire questo punto? Attraverso al suo diario e a tutte le considerazioni che ha scritto dopo questo tragico evento. È l'evento che ha poi così mandato in crisi il rapporto con il marito Eugenio Torelli Violier, che ha portato alla loro separazione. E dopo la loro separazione, tutte e due, sia Eugenio sia Maria Antonietta, sono caduti di fatto in depressione. Una cosa nuova che ho scoperto, che ho scritto della biografia, è che anche lei, anche Maria Antonietta, cercò a un certo punto di togliersi la vita. Un episodio che poi il Corriere ha cercato di minimizzare, ma che è avvenuto. Diciamo che Maria Antonietta, la Maria Chiesa Colombi, voleva un po' educare questa nipotina come lei non era stata educata, voleva introdurla nella società dei salotti, nella società, nella cultura milanese al massimo livello, e insomma proiettava su di lei tutti i suoi desideri che non erano stati soddisfatti quando lei era una ragazza. Ma la nipote era una giovane adolescente, come tutte le adolescenti si ribellano alle mamme, a quelli che fanno il ruolo della mamma, come faceva sua zia, e quindi insomma ha portato a questa ribellione estrema, che è stato poi il suo suicidio. Tutte le considerazioni poi della Marchesa Colombi dopo, che sono rimaste, non sono pubblicate, portano un po' a una riflessione appunto sulla propria vita di donna, sul proprio lavoro, sono un po' racchiuse nella raccolta di poesie, La vita, che ha pubblicato a un certo punto, e così fanno vedere il lato molto umano e molto drammatico, come tu dicevi, di questa scrittrice. Quindi questo mi ha molto commosso, ed è una cosa, è stato un fatto, un episodio importantissimo per capire appunto poi perché si è richiusa nel silenzio negli ultimi 20 anni della sua vita, quando si è trasferita a Torino dopo la morte del marito, e si è messa a scrivere solo qualche volta ancora per i bambini, racconti o libri per bambini. E anche se continuava a essere molto popolare e continuavano a chiederle di apparire in pubblico, lei si è definitivamente ritirata. Parlando di quanto fosse avanti con i tempi, recentemente ho visto che c'è questa polemica su celebrare o no i 200 anni di Napoleone, e nel libro riporto una cosa che ho scoperto solo facendo la ricerca per questo libro, che era stata invitata a comparire in un libro di celebrazioni del Napoleone nel 1913, e lei rifiuta assolutamente e dice: no, non ho mai amato questo italiano fatto francese, un mostro sanguinario assetato di guerra, e non voglio assolutamente parlarne. E minaccia chi le ha chiesto di intervenire addirittura quasi di querelarlo se pubblica la sua opinione sul libro. E sul libro invece c'è l'opinione per esempio di Verga, c'è Matilde Serao e tantissimi centinaia. Ma lei ebbe anche una polemica con la Serao, giusto, sulle donne di servizio? Sbaglio. Ah, beh, questo è un bellissimo episodio. Sempre. Possiamo concludere con questo. Certo. Questa è forse l'ultima sua apparizione pubblica sulla stampa. Lei si era ritirata a Torino, e Matilde Serao, che diventa collaboratrice della stampa, scrive un incredibile articolo sulla prima pagina della stampa, dove parla malissimo delle serve, le serve, le collaboratrici domestiche, che sono ladre, sono bugiarde, che ti rubano la pelliccia e magari poi anche il marito e il fidanzato. Insomma, fa uno sproloquio, non so perché, contro le serve. Marchesa Colombi si arrabbia tantissimo e manda una lettera alla stampa, che verrà pubblicata con la stessa evidenza, sempre in prima pagina, dove parla delle padrone. E dice: ma cara Matilde Serao, come puoi parlare così male delle serve? Perché non ci sono forse anche fra le donne
padrone delle serve, le bugiarde, le ladre, e poi se la tua serva ti ruba il marito, forse non è un po' colpa anche del marito, cioè perché vuoi dare tutta la colpa alla donna. E questo è bellissimo, e lei riceverà, e ho visto le lettere che aveva ricevuto, un sacco di lettere di, tra virgolette, serve, non solo dall'Italia ma anche dal resto d'Europa, che la ringraziano, le dicono grazie per averci difeso, per aver parlato di noi, ti saremo per sempre riconoscenti. Ecco, questo certo, è un altro. Certo, il che dimostra due cose. Primo, come la lettura, le donne leggevano anche a livello di serve, appunto, leggevano parecchio, sapevano leggere ormai. E secondo, anche dimostra questa come posso dire, questa spavalderia che lei ha sempre conservato, che è molto che la rende molto molto moderna in questo senso. Io sono sempre più convinta di questo, e però appunto ti bisogna dire che il libro che hai, il tuo libro che naturalmente è una dei testi su di lei, non è che nessuno ne ha parlato, non voglio dire questo, ma c'è stato anche un bel convegno a Novara anni fa, però ecco, diciamo che la tratteggia proprio a tutto tondo, e soprattutto ci fa vedere il personaggio del marito e ci fa capire di questi fatti della vita che emergevano così un pochino come sono, come erano collegati, da che cosa sono stati causati, che senso ha avuto che conseguenze ha avuto anche questa tragedia domestica di questa nipote morta. E tutto questo rende il personaggio molto più sfaccettato e molto più interessante. Grazie Antonia, grazie per i tuoi commenti, e sono stata veramente felice di essere riuscita finalmente a rivederci. Speriamo di rivederci presto anche a New York, dove come ha detto il direttore della Casa Italiana Zilli Marimò, Stefano Albertini, sei la benvenuta, e ringrazio ancora la Casa Italiana Zilli Marimò. Vi raccomando di seguire tutte le prossime iniziative, e chissà che domani alla Casa Italiana Zilli Marimò non si possa fare un seminario sulla Marchesa Colombi e le altre autrici come ne era, e così portare anche all'attenzione degli studenti dell'NYU questi capolavori ingiustamente dimenticati delle nostre scrittrici italiane dell'Ottocento. Grazie a tutti e a presto.